Grazie Presidente. Allora, non capisco il parere contrario dato a questo ordine del giorno, dato che la questione è importantissima, ovvero affidereste la guida del Paese a persone con capacità cerebrali alterate a causa del consumo di droghe pesanti, come ad esempio la cocaina? Certamente no. Eppure il legame politica-cocaina, stando anche ai fatti di cronaca che hanno investito anche noti politici, sembra essere molto stretto, e a tal proposito ricordo anche l'inchiesta di una nota trasmissione televisiva da cui risultò che un parlamentare su tre era positivo al test antidroga. Quindi questo è un tema tabù di cui nessuno ne parla per convenienza, ma il problema esiste ed è diffuso a tutti i livelli della politica nazionale, regionale, provinciale e comunale. La cocaina, ad esempio, è definita droga delle performance sociali ed è usata come stimolante lavorativo anche dai cosiddetti colletti bianchi e dai professionisti e finisce per essere una specie di stampella per essere competitivi, brillanti, per ammortizzare lo stress. Infatti si parla di dopati della cocaina, in Italia sono circa 2 milioni di icocainomani abituali e 700.000 quelli saltuari. Ebbene, gli italiani hanno diritto di sapere se i parlamentari che eleggono fanno uso di sostanze pesanti, in nome della trasparenza di comportamento, perché i parlamentari devono essere mentalmente in equilibrio, vista anche la funzione che sono chiamati a svolgere. Quindi funzione di responsabilità, di alto impatto per la collettività, tanto da determinarne le sorti. Le sorti politiche, istituzionali, economiche e sociali di un paese sono appese alla lucidità e alla buona amministrazione che ciascun soggetto politico, portatore di interessi collettivi, svolge quotidianamente nell'esercizio del proprio mandato elettorale. Ricordo che i test antidroga sono già previsti dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per particolari categorie di soggetti come autisti, camionisti, mulettisti, conducenti di treni, ma non solo, anche per le forze armate e di polizia. Quindi sarebbe opportuno prevedere anche per i parlamentari, per la categoria dei politici, che sono i dipendenti dei cittadini, un trattamento similare, anche più stringente, a quello previsto dall'attuale articolo 125 del testo unico di stupefacenti, che prevede accertamenti di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e successivamente ad accertamenti periodici per quelle categorie di lavoratori destinati a mansioni che appunto comportano rischi per la sicurezza e quindi per l'incolumità e la salute dei terzi. Anche gli automobilisti, lo ricordo, sono sottoposti giustamente ai controlli antidroga. Ma la politica, come al solito, predica bene e razzola male ed esenta se stessa dall'applicazione delle norme che impone agli altri. Ebbene, il binomio politica-droghe pesanti è da evitare per legge per i seguenti motivi. Comporta instabilità psicofisica che preclude l'esercizio del mandato politico. Offre un esempio di stile di vita negativo per la collettività, antitetico al concetto di condotta specchiata. Inoltre, il politico che si fa di sostanze pesanti si espone al rischio di essere sottoposto a influenze esterne e criminali e di subire relativi ricatti. Quindi, con questo ordine del giorno si propone di prevedere un sistema di controlli da costi assolutamente sostenibili e da imputare a carico degli stessi deputati, volto a verificare con i drug test quali tra i parlamentari presenti facciano uso di droghe pesanti. Potrebbe essere sufficiente, anche allo scopo di superare le problematiche connesse alla privacy, prevedere quantomeno la possibilità di ricorrere a test antidroghe pesanti una volta ogni 6 mesi. In tal modo si darebbe la possibilità a ciascun deputato di decidere liberamente e a propria discrezione se sottoporsi ai controlli o meno, e concludo, accettando conseguentemente che i relativi risultati vengano pubblicati sul sito della Camera. Quindi si tratta di un sistema di controlli assolutamente di buon senso e a costo zero per il bilancio della Camera. Questo sarebbe, e concludo, un Parlamento pulito in tutti i sensi. Grazie. Ringrazio.